La depressione rappresenta la seconda patologia per diffusione al mondo. Oggi, in questo momento, 340 milioni di persone ne sono affette. La stragrande maggioranza delle persone che ne soffrono sono donne. La domanda che oggi gli scienziati si interrogano è perché c'è un numero così alto di patologie, soprattutto nella sfera della depressione e dell'ansia, che coinvolgono la donna. Le risposte sono molte, ma soprattutto quello sul quale oggi c'è grandissima attenzione è lo studio di quanto gli ormoni da un lato hanno sullo sviluppo e sulla plasticità cerebrale, ma anche quanto fattori ambientali e sotto questo profilo l'esposizione più ampia delle donne a un maggior numero di ore lavorative, a maggiori condizioni di stress e non mai la drammatica situazione di una maggiore esposizione alle violenze le espongono. Queste condizioni sono affrontate e valutate in tutte le loro conseguenze e anche in tutte le loro altre manifestazioni. Basti pensare ai disturbi del comportamento alimentare, all'anoressia, alla bulimia, oppure a tutte quelle condizioni particolarmente drammatiche come quella della depressione in gravidanza e nel postpartum, fino a volte alle sue conclusioni più tragiche. In tutta questa condivisione viene affrontato il tema della donna nell'arco dei suoi cicli vitali, quindi a partire dalla comparsa del menarca, alla gravidanza, al climaterio e come questa lunga linea, questa lunga impronta digitale accompagni la donna per tutta la vita, la accompagni sia nei suoi meccanismi più profondi, quelli cerebrali e quelli biochimici, sia nelle sue manifestazioni relazionali, affettive e di costruzione della sua vita professionale. All'interno di questo indicheremo anche quelli che sono i profili di trattamento, perché questa patologia, quella della depressione e dell'ansia, sicuramente si può curare e nella stragrande maggioranza dei casi anche guarire. Non solo attraverso degli strumenti medici, farmacologici o psicologici, ma anche attraverso l'attività fisica, l'alimentazione, l'esposizione alla luce. Bene, tutto questo è una visione d'insieme, una visione di attenzione a quella indispensabile progettualità che la scienza deve avere di attenzione al genere, perché la comprensione delle enormi differenze di genere è l'unica possibilità per poter permettere delle cure personalizzate, ma soprattutto di accrescere quelle conoscenze che accresceranno successivamente le possibilità di cura e di guarigione.